Il 21 aprile Roma ha compiuto 2769 anni. La 40ª giornata della Terra è stata celebrata il 23 aprile. Dal congresso di Parigi sono nate tante proposte e promesse, speriamo che si avverino. La festa della liberazione è stata celebrata nella nostra città, La Spezia, alla presenza delle autorità civili, militari, religiosi e di numerosi cittadini. È spuntato un bosco verticale a Milano. Carissimi telespettatori, benvenuti a Tigli dei Ragazzi. Nell'ultimo periodo del mese di aprile, appena trascorso, ci sono state date da ricordare. Andiamo per ordine. Il 21 aprile è stato il Natale di Roma. La nostra capitale quest'anno ha compiuto 2769 anni. I romani hanno festeggiato dal 21 aprile al 6 maggio questo straordinario compleanno. Le iniziative sono state tante: concerti, mostre d'arte, rievocazioni storiche, musei gratis, visite guidate, letture poetiche, concorsi di letteratura latina e luci davanti ai monumenti e ai luoghi più caratteristici. Ma che festa è il Natale di Roma? Ve ne parlerà Anna. Via al filmato. Il Natale di Roma, anticamente detto Dies Romana, è una festività laica legata alla fondazione di Roma. Secondo la leggenda, Romolo avrebbe fondato la città di Roma il 21 aprile del 753 a.C. Da questa data inizia il modo di contare gli anni dei Romani. Essi usavano le parole latine, ab urbe condita, cioè dalla fondazione della città. L'imperatore Claudio fu il primo a far celebrare l'anniversario di Roma nel 47, 800 anni dopo la presunta data della fondazione. Col passare del tempo questa data venne poco a poco dimenticata. Durante il Risorgimento la celebrazione del Natale di Roma fu ripresa. Nel 1921 Mussolini proclamò l'anniversario della fondazione di Roma festa ufficiale del fascismo. Nel 1923 Mussolini abolì la festività del 1° maggio. Il 21 aprile divenne festività nazionale col nome di Natale di Roma, festa del lavoro. Nel 1945 fu ripristinata la festa del lavoro, il 1° maggio, e il Natale di Roma diventò festa solo per la capitale. Il 23 aprile è stata celebrata la 46ª edizione della Giornata della Terra. Per dare più significato a questo giorno bisogna tener conto di due promesse. La prima è l'annuncio del fatto durante la conferenza sul clima che si è svolta a Parigi, che al più presto sarà ratificata la COP21. La seconda è l'impegno lanciato nelle campagne dell'Earth Day 2016, da riempire la terra con tanti alberi. Quanti sono i suoi abitanti? Trees for the Earth, alberi per la terra, è lo slogan scelto quest'anno per lo storico appuntamento dedicato alla salvaguardia del pianeta. L'invito è quello di piantare 7,8 miliardi di alberi da qui al 2020, anno in cui ricorrerà la 50ª edizione dell'Earth Day. In questa data dovrebbe entrare in vigore l'accordo raggiunto a Parigi lo scorso dicembre. Le piante rappresentano un impegno simbolico e non solo a limitare le emissioni dannose, ma anche a una fonte di aria pulita e sostenimento per le comunità locali. Dopo la conferenza di Parigi, in 196 paesi del mondo hanno partecipato alla Convenzione dell'ONU per i cambiamenti climatici che devono formalizzare gli accordi. Il segretario generale dell'ONU, Ban Ki-moon, ha voluto far coincidere l'evento con l'International Mother Earth Day, giornata internazionale della Madre Terra, e alla cerimonia hanno partecipato anche rappresentanti della società civile e del settore privato per discutere impegni economici e strategie per interventi sulle questioni ambientali. E ora un po' di storia. L'Earth Day fu celebrato per la prima volta il 22 aprile 1970 in risposta a un appello del senatore democratico americano Gaylord Nelson, che invitò l'opinione pubblica a mobilitarsi in seguito al disastro ambientale causato dalla fuoriuscita di un pozzo di petrolio a largo di Santa Barbara nel 1969. Da allora l'Earth Day è divenuto un appuntamento mondiale. Nella giornata della Madre Terra molti paesi hanno firmato gli accordi sul clima della COP21, ma non è abbastanza per mettere le basi delle nuove politiche per ridurre le emissioni. A questo proposito vi presentiamo un edificio speciale. Si tratta del Bosco Verticale che nel 2015 è stato definito il grattacielo più bello e innovativo del mondo, la parola Flavia.
Progettato dagli architetti Stefano Boeri, Gianandrea Barrecca, Giovanni Laver, il bosco verticale soddisfa un bisogno reale dell'uomo moderno, il desiderio di vivere in un ecosistema naturale senza dover sacrificare la comodità e uno stile di vita. Il bosco verticale è un modello di edificio residenziale sostenibile e un progetto di rimboscamento metropolitano che contribuisce a migliorare l'ambiente urbano senza che l'espansione incontrollata della città abbia un impatto necessariamente negativo sul territorio circostante. È formato da due torri residenziali a 310 e 76 metri che contengono 900 alberi, ognuno alto dai 3 ai 9 metri, e più di 2000 piante, tra cui tanti tipi di cespugli e piante da fiore, distribuite sulle facciate dei due edifici, a seconda dell'esposizione solare. I palazzi, coperti di giardini pensili, sono stati concepiti per rispettare i criteri di sostenibilità e per assicurare ai residenti la massima comodità. La vegetazione del bosco verticale, inoltre, favorisce lo sviluppo di una microclima, genera umidità, assorbe le particelle di CO2 e di polvere e produce ossigeno, migliora la vita dell'edificio e di chi ci abita. La struttura, inoltre, è diventata un simbolo di Milano, in continuo cambiamento, dato che il passare delle stagioni si tinge di colori sempre diversi. Lunedì 25 aprile è stata celebrata in tutta Italia la Festa della Liberazione, con cortei, comizi, canti e sfilate. Col servizio di Tele Liguria Sud vediamo i momenti più significativi di come è stato vissuto questo giorno alla Spezia. Via le immagini. In questa giornata, davanti al monumento della Resistenza, con la memoria dei caduti, ci viene restituito il significato profondo del rispetto e del senso di appartenenza alle istituzioni democratiche che i partigiani hanno amato, difeso e accompagnato perché potessimo ricostruire una società capace di garantire la convivenza civile, la pace e la libertà. Non disperdiamo quel vento che soffiò il 25 aprile, non dimentichiamo mai. Viva la Resistenza, viva la Repubblica, viva l'Italia Unita. È il momento delle rubriche. Vi ho filmato. La rubrica delle curiosità è dedicata ad un'iniziativa divertente, la Battaglia di Cuscini. L'idea di questo divertimento nasce dal ricordo degli scontri all'ultima piuma,
che da bambini si facevano sul letto prima di andare a dormire. Ora questo gioco si è trasformato in uno spettacolo di piazza divertente e di grande coinvolgimento e nel 2008 è diventato un flash mob. Subito si è diffuso a macchia d'olio in ogni continente. La data varia a seconda della località, dal 31 marzo al 19 aprile. Ecco come si svolge. Viene preparato uno spazio attrezzato dove si radunano i giocatori. Prima che inizi la battaglia, vengono ricordate le 10 regole da rispettare. Noi ve ne diciamo alcune. Tutti devono indossare il pigiama. I cuscini devono essere morbidi e dentro non devono essere nascosti oggetti che possano far male. Togliere gli occhiali prima di iniziare. Non colpire chi è senza cuscino o sta facendo fotografie. Attendere il segnale di partenza. Finito il gioco, pulire l'ambiente. Al via, centinaia di leggerissimi cuscini multicolori cadono dall'alto ed esplode la battaglia accompagnata da musiche scatenate. Tutti combattono contro tutti, giovani, vecchi, donne, uomini e bambini, oppure divisi squadre, ma le cuscinate devono essere leggerissime. Questa pazza amichevole lotta a colpi di cuscino prosegue fino a quando i partecipanti sono sfiniti e senza fiato. Ad un preciso segnale tutto si ferma e la battaglia si conclude in un soffio di piume. Prima di salutare il pubblico, ormai stanchissimo, si riunisce sopra un grande telo colorato. A questo punto vengono inviati a sedersi. A poco il telo comincia a gonfiarsi e si trasforma in un cuscino gigante, pieno d'aria, su cui è possibile nuotare, rotolare, gattonare e ovviamente riposarsi dopo tanta fatica. News in breve. A Bergamo i partecipanti alla battaglia sono stati qualche decina, a Milano più di 1000, a Zagabria oltre 10.000. A New York centinaia di persone si sono date battaglia a colpi di cuscinate, con piume che volavano ovunque. Ma la lotta, oltre che a divertire, ha uno scopo benefico, raccogliere fondi a favore di un'associazione che aiuta i bimbi, i poveri e i senza tetto. Questa rubrica delle curiosità parla degli spazzini speciali. Dal 2014 i dromedari sono diventati spazzini della spiaggia di San Rossore, in provincia di Pisa. La stessa iniziativa si è ripetuta nel 2015 e speriamo che avvenga anche nel 2016. Ecco un po' di storia. La presenza dei dromedari nella tenuta di San Rossore non è comunque una novità. Più di tre secoli fa, dal 1622 al 1944, questi buffi quadrupedi sono stati residenti abituali nel parco. Vedi foto. L'AGSCI, cioè l'Associazione degli Scout Cattolici, nell'agosto del 2014, in occasione del raduno nazionale del Parco di San Rossore, ha donato i dromedari addestrati a pulire le spiagge. In seguito, una trentina di volontari ha ripulito un tratto del litorale. Poi i quintali di rifiuti abbandonati sulla spiaggia dai turisti sono stati trasportati dai dromedari nel luogo di raccolta. I responsabili del parco dicono che il ritorno dei dromedari potrà aiutare a promuovere progetti di educazione ambientale e a rilanciare la presenza di turisti. A loro però sarà raccomandato di portare a casa i propri rifiuti. Ora Damiano e Leonardo vi leggeranno la scheda che abbiamo preparato su questi spazzini speciali a quattro zampe. Il dromedario è un mammifero che vive nelle regioni desertiche dell'Africa. In genere i maschi dromedari sono più grandi delle femmine. Questo animale ha una sola gobba sul dorso, alta circa 30 cm. Si pensa che nella gobba del dromedario ci sia una riserva d'acqua, ma questo è falso. La gobba infatti contiene solo riserve di grasso che vengono utilizzate dall'animale per i periodi in cui non trova del cibo. Il dromedario resiste a lungo tempo senza bere perché suda poco. Quando ha sete ha la capacità di bere fino a 100 litri di acqua in 10 minuti.
Il dromedario è adattato a vivere nelle zone desertiche. Gli occhi sono protetti da una doppia fila di ciglia per ripararli dalla sabbia e dalla polvere. Le narici si chiudono per impedire che la sabbia si possa penetrare. Le zampe hanno i piedi lunghi, adatti a camminare sulla sabbia, e solo due grosse dita. Le labbra sono spesse e carnose e molto morbidi. Il mantello è di colore beige, chiaro o scuro. Presenta dei peli che risultano più lunghi nel collo, nelle gobbe e nelle spalle. I dromedari sono animali sociali e vivono in gruppi formati al massimo da 20 individui. Quando camminano, tendono a disporsi in fila indiana. Il dromedario è un erbivoro, mangia piante spinose ed erba secca che strappa con le labbra e la lingua. Essendo un ruminante, nelle ore successive riporta il cibo in bocca e completa la masticazione. Oggi vive addomesticato e non è più presente allo stato selvatico. Lo si può trovare solo in Australia. Le prime testimonianze del dromedario come animale addomesticato risalgono a circa 4.000 anni fa nella zona di Abu Dhabi. Il dromedario è usato normalmente come animale da soma e come cavalcatura. Da esso si ricavano latte, carne, cuoio e sterco, usato come combustibile per riscaldamento. Con la sua pelle si fabbricano stoffe calde e resistenti. Oggi l'allevamento del dromedario è in aumento nelle zone particolarmente aride, dove nessun altro animale sarebbe in grado di sopravvivere. Per la rubrica dell'ecologia, non buttare l'acqua di cottura, perché si può utilizzare per preparare il pane o salse vegetariane. Dopo aver lessato la pasta o le verdure, viene naturale gettare l'acqua di cottura. Però ci sono metodi alternativi che possono essere considerati dei gesti ecologici semplici, efficaci e salutari. L'acqua dove abbiamo cotto la pasta, il riso e le patate è ricca d'amido. Ecco perché assume una consistenza più collosa ed è molto indicata per preparare pizze, pane e focacce. L'acqua delle verdure è ricca di sali minerali come il potassio, il magnesio, il sodio, il calcio. Un altro impiego amico dell'ambiente è servire per cuocerci la pasta o i legumi, che in questo modo si arricchiscono di sapore e di sostanze preziose per l'organismo. Nella rubrica degli animali vi parleremo di un particolare rifugio per gli orfani di orango. Questo spazio è suddiviso in 7 zone, situate sull'isola di Borneo, in Indonesia. Questo particolare rifugio ospita 480 bambini molto speciali. Si tratta di cuccioli di orango, rimasti orfani a causa delle devastazioni provocate dalla coltivazione intensiva della palma da olio. Solo l'anno scorso sono stati bruciati 26.000 km quadrati di foresta per far spazio alle coltivazioni. Questo fatto ha causato brutte conseguenze. Una nube tossica ha provocato danni stimati in 16 milioni di dollari, problemi di salute per i residenti e la morte di numerosi animali, tra i quali molti orango. È per questo motivo che da diversi anni è stato aperto l'orfanotrofio per oranghi. Qui i volontari si prendono cura delle scimmiette. Un lavoro non semplice perché senza genitori, i giovani orango non hanno nessuno che insegni ciò che per loro dovrebbe essere naturale: arrampicarsi sugli alberi, procurarsi cibo, sfuggire ai pericoli. E così sono i volontari a provvedere. Li caricano in carriole per portarli nella foresta e li si sforzano di insegnargli a evitare i serpenti, a riconoscere quali frutti raccogliere, a mostrargli come salire sugli arbusti, spesso mettendo un'esca a qualche banana. Queste scimmiette indifese sembrano bambini smarriti. Verrebbe spontaneo fargli una carezza o dargli un abbraccio.
I volontari non devono seguire l'istinto perché fra i loro compiti c'è quello di mettere in guardia gli oranghi da quello che è diventato il loro principale nemico, l'uomo. I gesti affettuosi potrebbero far credere alle scimmiette che non c'è pericolo avvicinandosi agli esseri umani. Invece i volontari insegnano loro a non fidarsi mai. I piccoli orango fanno sorridere mentre si sforzano di salire sugli alberi indossando un pannolino usa e getta. Ma l'obiettivo dei volontari è aiutarli a vivere di nuovo in mezzo alla natura. Gli studiosi sperano che lo sfruttamento della foresta per coltivare l'olio di palma non trasformi anche loro in genitori di orfani. Siamo giunti al termine del nostro TG. Grazie per averci seguito e alla prossima settimana.